Assessore Peroni, quanto è importante l'innovazione, soprattutto per le piccole e medie imprese lombarde che sono un po' il fulcro dell'attività lombarda? Ha ragione lei, il fulcro sono le nostre micro, piccole, medie imprese, che però sono anche quelle che fanno più fatica a reggere in questa situazione di grave crisi economica e finanziaria. L'innovazione è importante non solo per resistere, ma è importante per crescere, è importante per essere competitivi, e basterebbe ascoltare la testimonianza di alcune di queste aziende che hanno fatto dell'innovazione tecnologica una delle leve per la loro riorganizzazione per capire quanto è importante questo. Ecco, a lei cosa ha colpito di queste piccole aziende che si rinnovano? Mi ha colpito molto l'intraprendenza, la voglia di cambiare per migliorare, e chi dice il mio lavoro mi piace, vedo che lo posso sviluppare, aiutatemi a farlo. Quindi possono essere ancora il futuro dell'economia lombarda? Io credo di sì, perché c'è anche una dimensione familiare che permette una forte complicità in termini positivi, di forti relazioni nell'ambito familiare, che permette di sostenersi reciprocamente in momenti di crisi e che permette anche di guardare avanti. La piccola microdimensione non è quella che inficia la qualità. Noi vogliamo proprio anche con questo strumento permettere loro di avere una qualità sempre maggiore, a prescindere dalla dimensione. Quanto può servire l'innovazione tecnologica nelle piccole e medie aziende, e quanto può servire un bando messo a disposizione per questo? Beh, allora, per quanto riguarda l'azienda che io rappresento, ovvero ML Engraving, questi bandi offerti dalla regione sono estremamente importanti, come è già stato ricordato anche durante l'incontro, per favorire quei progetti in cantiere, diciamo, e che hanno bisogno di quel qualcosa in più in termini di risorse e di competenze per poter partire, perché molto spesso l'imprenditore manca tempo, mancano le risorse necessarie, manca quella spinta per fare quel passo di innovazione. Quindi è una sorta di scossa per rimanere competitivi? Esattamente, serve proprio quella scossa, come dice lei, per puntare a migliorare sempre i propri servizi e le proprie tecnologie. E cosa ha riscontrato di positivo in termini proprio di numerici, insomma, di visibilità aziendale con questo bando? Ma il nostro progetto era un progetto dedicato proprio al web marketing 2.0, e quindi nei nostri obiettivi c'era proprio dare maggiore visibilità alle aziende e ai suoi servizi, e abbiamo riscontrato un aumento di oltre il 15% degli accessi al sito corporate di ML Engraving, e direttamente derivati dall'attività di web marketing, quindi social networks, article marketing, video e quant'altro. Grazie.